ragazzo carino e simpatico, però non è scattata la scintilla, mi dispiace. Sono certo che almeno una volta una ragazza ti abbia detto questo. E fa male, amico mio, fa malissimo. Perché magari credevi che le cose tra te e lei stessero andando anche bene. E invece all'improvviso lei chiude il rapporto con te. Ma cosa fare quando una ragazza ti dice questa frase terribile? Andiamo a scoprirlo insieme, così che tu abbia gli strumenti per uscire a testa alta da questa situazione. Innanzitutto, perché una ragazza arriva a dirti questa frase? Perché di sicuro hai adottato un comportamento da uomo sottomesso. Sarei stato supplicante, pressante e geloso nei suoi confronti. Magari l'hai riempita di attenzioni e frasi romantiche. Tutte cose che le hanno fatto chiaramente capire che ti aveva in pugno. O magari, cosa ancora più devastante, sei stato messo in prova e lei ti teneva sulle spine con frasi del tipo: frequentiamoci e vediamo come va. Penso ancora al mio ex. Vediamo se riesci a farmelo dimenticare. O ancora hai citato frasi come: in questo momento non cerco una relazione. Non mi voglio impegnare. O ancor peggio, hai accettato la friendzone. Hai accettato di essere il suo amichetto piuttosto di non averla affatto. Ti sei accontentato delle briciole, come uno scoiattolino. Che tenerello che sei. La prima cosa che devi fare quando una ragazza ti dice che non è scattata la scintilla è quella di rompere lo schema. Devi smettere di essere sottomesso e chiudere ogni contatto con lei. Perché nel momento in cui una donna ti dice che non è scattata la scintilla e tu continui a frequentarla e a stare con lei, accetteresti di conseguenza il presupposto di essere già stato scartato e di accontentarti delle poche briciole che lei ti concede. Se vuoi possiamo restare amici. Oh, ma che gentile concessione, Sua Maestà! Accetto di buon grado! Ma non scherziamo, per favore! Questo non deve succedere mai! Perché, per prima cosa, amico mio, tu devi rispettare te stesso. Chiudi ogni contatto, non scriverle più, non chiamarla, non fare niente. E dalla reazione che avrà, capirai se è interessata a te. Viceversa, avrai un'ulteriore conferma del suo disinteresse. E capirai che hai fatto bene a spararla a quel paese. Ti dico una cosa però, e non ti piacerà, amico mio. Se lei ti dice una frase come "mi dispiace ma non è scattata la scintilla", il più delle volte è perché non è interessata a te e difficilmente potrà esserlo in futuro. Se una persona ti piace, ti impegni. Ma se lei ti dice frasi come questa, difficilmente lei si potrà interessare a te in futuro. Chi è interessato davvero a te, tra tanti motivi per lasciarti andare, ne troverà sempre almeno uno per restare. Mi dispiace, ma il più delle volte in questa situazione non c'è molto che tu possa fare. È la tua persona che fa scattare o meno la scintilla. E se non scatta, non sei la persona giusta per lei. È molto semplice. E questo non dice nulla sul tuo valore. Questo parla solo dei gusti della ragazza. E anche se il tuo chiudere ogni contatto e la tua assenza la fanno tornare in qualche modo, cosa fare con una persona che si è comportata così? Se all'inizio lei ha adottato comportamenti ambigui, ti ha detto che pensa ancora al suo ex, che non vuole impegnarsi, tu davvero vorresti intraprendere una relazione con una persona così? Io, francamente, no. Poi vedi tu. Ti è mai capitato di vivere un'esperienza simile? Allora fammelo sapere nei commenti. La tua esperienza può essere d'aiuto per molti altri ragazzi. Il mio consiglio spassionato se una persona ti dice che non è scattata la scintilla è quello di non sprecare energie e voltare pagina. Non vivere nell'attesa che lei magari ci ripensi, perché così facendo ti precluderai ogni altra opportunità. E chiudere ogni contatto con lei serve appunto a staccarti, a dimenticarla velocemente, a concentrare le tue energie su altro. Su che cosa, mi stai chiedendo? Vai davanti ad uno specchio e avrai la risposta. Esatto, la cosa più importante è quella di dare valore a te stesso. Quando una ragazza ti dice che non è scattata la scintilla, non devi permetterle di sminuirti in questo modo o di attuare comportamenti ambigui in cui lei non sa quello che vuole e ti mette alla prova in qualche modo. Riparti da te stesso, concentrati su di te e fai quello che ti fa stare bene. E ricordati, amico mio, quando gli altri ti danno per scontato, tu alza sempre il prezzo.